Siamo qui con il signor Carletti, proprietario dell'antico frantoio Carletti. Il suo è uno dei più antichi frantoi della Valle Umbra. Dove si trova esattamente? Noi ci troviamo a Campello sul Chiturno, diciamo in pieno centro Umbro. La sua azienda è un'azienda con costruzione familiare. Come e quando è nata? Ma in realtà è un'azienda, diciamo, che ha sempre fatto olio fin dal 1620 e la mia è la quarta generazione. Si può dire che il suo olio non sia soltanto un prodotto alimentare, ma anche un distillato di una lunga cultura contadina. Come si inserisce nel tema dominante di questa fiera, ovvero nel concetto di prodotto autoctono originario di un luogo? Beh, diciamo che la nostra azienda è particolare perché abbiamo ancora, diciamo, un frantoio tradizionale, uno dei pochi proprio rimasti in Umbria, e lavoriamo il nostro prodotto con macine in granito sardo e presse idrauliche. Il territorio di Campello sul Clitunno è famoso per il suo olio extravergine di oliva. Quali caratteristiche climatiche del terreno agevolano questa produzione? Beh, diciamo che le nostre piantagioni si trovano tutte in collina, a circa 400 metri di altitudine, e sono, diciamo, caratterizzate da un terreno roccioso, e questo favorisce, diciamo, una buona infiltrazione dell'acqua e un'ottima esposizione al sole. Ci può raccontare come avviene nella sua azienda la raccolta delle olive e quale valore aggiunto fornisce al prodotto? Ma trovandoci proprio in collina, la nostra, diciamo, raccolta viene fatta esclusivamente a mano, causata anche dall'impossibilità, diciamo, di arrivare con mezzi meccanici, e quindi riusciamo ogni anno a selezionare, diciamo, il frutto migliore. Anche lo stoccaggio delle olive segue delle regole ben precise. I frutti vengono tenuti in cassette aerate in plastica, lontani da fonti di calore, vengono franti al massimo entro 48 ore dalla raccolta. Perché questo sistema? Questo perché, diciamo, favorisce il passaggio, diciamo, dell'aria con le cassette aeree da 30 kg. In questo modo non si creano, diciamo, muffe. E l'importante, diciamo, che, ecco, dalla raccolta le olive vengano lavorate entro le 24-48 ore per mantenere, diciamo, la qualità del prodotto e un'acidità bassa dello stesso. Come avviene infine l'estrazione del succo? Ma l'estrazione viene effettuata esclusivamente da due macine in granito sardo che pestano, diciamo, le olive, vengono schiacciate, quindi anche l'osso va schiacciato per una ventina di minuti. Le scosse sismiche succedutesi tra il 2016 e il 2017 hanno fortemente provato il territorio e la popolazione umbra, ma il vostro lavoro è sicuramente di stimolo alla ricostruzione e al ritorno della normalità. Come hanno inciso questi drammatici eventi sui produttori agricoli che proprio dalla terra traggono risorse e frutti? Ma fortunatamente da noi, diciamo, non ci sono state grossi problematiche con il terremoto, più che altro, diciamo, nelle zone circostanti come Norcia, Casta, Cascia e Muccia. Il lavoro continua ancora tutto bene, diciamo, e non ci lamentiamo. La salutiamo e la ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie mille. Siamo qui con la signora Silvana Crespi, presidente dell'Associazione Produttori Roveia di Civita di Cascia e referente del presidio Slow Food. Innanzitutto grazie per questa intervista. La sua è un'azienda a conduzione familiare. Ci può dire dove e quando è nata e quali prodotti offre? Buongiorno a tutte voi, belle ragazze, che siete il nostro futuro. Io rappresento questa roveia, che è un piccolo pisello selvatico. È veramente la biodiversità della natura, lo si vede dai colori, dalle sfaccettature, dalle sfumature. Vengo dall'Umbria, dalla profonda Umbria, abito in un paese a 1200 metri d'altezza che si chiama Civita e sta proprio nel cuore ormai grosso del terremoto. Ho iniziato la mia avventura con la roveia, perché un nome così, che non ha un paragone, un significato, è proprio veramente un tuffo nel buio. Tanti anni fa, era il 1999, ho ritrovato qualche seme in un vaso, in un barattolo dentro una cantina dopo un terremoto del 79, e ho ricominciato, ho letto un po' di storia, perché il passato ti aiuta per la storia, però adesso siamo a un presente in cui la roveia è abbastanza diffusa, non tantissimo però via, è salita, e ci adatteremo a un futuro magari con ricette più moderne, eccetera. E la mia storia poi ha portato con sé quattro soci, quasi tutti al femminile, perché insomma, viva le donne e viva le mamme oggi. Il prodotto di spicco di questa azienda è la roveia, un piccolo legume simile al pisello, dal seme colorato che va dal verde scuro al marrone. Per un periodo questo prodotto autoctono è stato scomparso. Perché è stato dimenticato?
La rovella viene dimenticata negli anni 50-70, quando i trattori finalmente arrivano anche alla Civita, a questo sperduto paese. Questa è una, cioè la semina, ma la raccolta di questo prodotto è manuale e dopo secoli di fatica. Io penso che hanno fatto pure bene a lasciarlo perdere, perché questo vuole la raccolta manuale, pianta per pianta, ammucchiata sul campo e fatta seccare al sole. Col trattore salivano sul trattore e scendevano, operazione finita. E per questa motivazione non solo la rovella, ma tanti altri semi sono scomparsi. Però la vita è strana, a un certo momento ritornano. Il terremoto del 1979, che purtroppo distrusse Civita di Cascia, ha avuto tuttavia un ruolo importante nella riscoperta di questo legume. Può spiegarci in che modo, dal momento che lei è l'artefice del ritorno della rovella? Sì, dopo il terremoto tutto il paese è stato sgomberato perché tutto è inagibile. Avevano tenuto le volte delle cantine, la volta è una struttura che tiene di più. La ricostruzione, per la ricostruzione ci sono voluti 10 anni. Una volta sistemate le case, diciamo, i garage, con mio suocero siamo andati a vedere la cantina vecchia sotto la volta, perché lì c'aveva gli attrezzi, aveva lasciato tutto. E io, incuriosita, c'erano tutti i barattoli di semi. Ma non è una cosa strana, una riserva di semi il contadino la deve tenere, perché una siccità, un qualcosa, perdi tutto. Tra questi semi, un barattolo con questi semini scuri, sembrava pepe. E da lì ho chiesto a mio suocero, ma che è? Che non gli importava niente di rispondermi. Lui aveva ritrovato la vanga, lui aveva ritrovato l'attrezzo, lui aveva... E quindi sono andata a casa con questo barattolino. Ho chiesto a mia suocera. Ah, dice, non lo so. Allora, da donna, semi, io ho seminato. E con... il fatto di vedere la pianta, la memoria si è sollecitata. Ah, e mia suocera mi disse, ah, figlia mia, lascia perdere, questa te spezza la schiena, nel senso che era raccolta, era manuale. E così comincia l'avventura. Quali sono le fasi della lavorazione di questo prodotto? Innanzitutto è una semina primaverile e da noi è tardiva, perché anche ad aprile puoi avere la neve sui monti, quindi... Quindi da maggio in poi, dopo è abbastanza veloce, perché a metà giugno comincia a fiorire, è una bella pianta, è alta, è verde, comincia a fiorire, ha un fiore un po' a modo orchidea, cuore fucsia e petali rosa. Quando il fiore matura per tirar fuori il baccello, il cuore diventa blu e le corolle celesti, insomma la natura è meravigliosa. Questo baccello nell'arco del mese di metà luglio matura, la pianta assume l'aspetto ceroso, un po' giallognolo, i baccelli sono dentro, cominciano a essere pesanti e la pianta diventa prostratica, cioè s'alletta tutta quanta. E lì è il momento più difficile, in cui devi raccogliere le forze della famiglia e andare sui campi e raccogliere tutta la pianta. La rovella è un prodotto dall'alto valore nutrizionale, perché? Sì, perché come tutti i legumi le proteine sono... All'altro, la rovella contiene il 23% di proteine nobili, nel senso che basta aggiungere la pasta e un pasto completo. Quali usi si possono fare della rovella in cucina? L'uso più antico riguarda la farina di rovella. Ne facevano una polentina, e ne facciamo perché nulla è cambiato, una polentina che come tocca l'acqua diventa verde marrone come il seme. Questa polenta si condisce con un soffritto di alici, olio e aglio. Fate presente, questa alici, siccome la ricetta è stata trovata scritta nell'anno 1000, questa alici poteva essere solo sotto sale, perché in montagna non poteva assolutamente in nessuna maniera arrivare il pesce fresco, e veniva in quel periodo relegata nel periodo della Quaresima, quando si deve mangiare di magro. Allora la religione era ancora più importante di adesso. E perché solo in quel periodo? Il potere era la religione e la medicina galenica, perché il troppo uso fa pisciar sangue, diceva la medicina di allora. Fra virgolette è vero, perché troppe proteine danneggiano i reni, come oggi si dice della carne, insomma. Quindi veramente nei secoli dopo è arrivata, perché queste
cos'è che fa un seme, un cibo, perché diventa cibo? Perché è la localizzazione di dove stavi. Nel mio paese per secoli stavano 6 mesi d'inverno sotto neve, non potevano fare niente, dovevano mangiare solo ciò che avevano raccolto. Evidentemente per anni la farina finiva prima e allora comincia l'uso del seme in cucina per le minestre, gli umidi, contorni, sempre per questo valore proteico alto. Poi siamo arrivati noi e l'abbiamo ricucinato come i piselli, con il pesce, che insomma si valorizza molto, si valorizza molto. Insomma, bisogna stare un po' nel passato, vivere il presente, ma la proiezione è il futuro. E il futuro siete voi, non perché lo dovete coltivare, però lo dovete diffondere, perché sono prodotti buoni, semplici. Lei è anche uno dei 26 produttori di zafferano nella zona di Cascia. Il suo interesse per questa specie è partito da alcuni documenti storici d'archivio. Qual è la storia dello zafferano umbro e quanto se ne produce oggi? Oggi se ne produce quest'anno, mi riferisco alla produzione dell'altro anno, tutta l'associazione ha fatto 3 kg di zafferano, che sembra niente, ma lo zafferano è una magia della natura, l'uomo deve solo tutelare i bulbi. Si presenta come prodotto un bulbo che si semina ad agosto, si impianta ad agosto, si fa un solco, la profondità è importantissima dove mettere questo bulbo, che è di 12-15 cm, perché i figli nasceranno sopra il bulbo madre. E questo succede all'ottobre, quando arriva il primo fresco, metà ottobre, metà novembre comincia dello stesso anno la fioritura, che è una cosa meravigliosa. Tutto intorno la natura muore perché arriva l'inverno e questo ti fa le fioriture. Questo dura 3 settimane più o meno, una settimana cresce, una settimana fiorisce, una settimana decresce. Si raccolgono i fiorellini presto, si portano a casa e si esegue la sfioratura. Si apre il fiore e si tolgono i 3 stimmi rossi all'interno. Questo è lo zafferano di Cascia. Zafferano di Cascia, ma zafferano purissimo dell'Umbria. Questo cosa significa? Che io quei 3 fili freschi che ho, che sono 3 fili uniti a un pezzetto arancione e poi bianco, tolgo, faccio una seconda operazione, li sfilo dal fiore, ma poi tolgo la parte che non è zafferano purissimo. Ecco perché il nostro zafferano si chiama purissimo. Vengono tostati alla brace, lì è la parte forse più delicata, ma insomma, piano piano ci si riesce. E vengono messi da parte perché ha bisogno di tempo per maturare e poi sarà il prodotto del nuovo anno. Questa è la coltivazione, la magia dello zafferano, che è vero, ne facciamo poco perché è una cultura molto impegnativa, è solo manuale, ma 3 fili a persona già sono sufficienti per fare un buon risotto. È una spezia, si dice, cara, è vero, però con un barattolino di zafferano fai una marea di persone. Rispetto alla zona dove stiamo noi c'è il tartufo, un costo di 10 euro come questo, e un costo di 10 euro dei tartufi, col tartufo ci mangiano 2 persone, con questa è una quindicina, ce ne mangiano, quindi bisogna rivalutarlo, e fa bene alla salute. Nel Medioevo tutto era proiettato per tutelarti da questo, da quello. Persino veniva usato quando i bambini mettevano i denti, glielo passavano sulle gengive, come indicazione per la malinconia, che è la depressione di oggi, no? Solo l'odore, mettevano sotto il cuscino delle persone malinconiche un sacchetto di zafferano affinché la mattina si svegliassero ilari, contenti. Quindi non abbiamo inventato né la depressione né l'aromaterapia, però era tutto già stato fatto. E questo e tante altre, pensa, lo concentravano in un centimetro d'acqua e serviva, una volta lasciata andare tutta la proprietà, l'infusione, eccetera, ci coprivano le damigiane del vino, perché faceva da filtro, faceva da tappo, non passava più l'aria, per quanto
era denso. Oh, ti rubo un altro minuto, ci umettavano con questo concentrato di zafferano le corde dei violini, quindi veramente è una magia della natura. Sappiamo che per la sua azienda sono molto importanti anche i concetti di biologico e di biodiversità. Ci può spiegare il perché? Uno, perché forse l'ho conosciuto un mondo migliore del vostro rispetto alla mia età, dove si mangiava meglio, dove non c'era questa omogeneizzazione di tutti i prodotti che non sai né da dove vengono e cosa fai. Quando sono andata ad abitare alla Civita 35 anni fa, un ambiente così pulito, così giusto, così buono, mi è venuto naturale poi certificare questo modo di produrre, e questo è il biologico. La biodiversità è il prodotto che c'hai in mano, i colori, i sapori. Per me è stato facile e naturale, perché l'ambiente mi ha aiutato, mi ha stimolato e di mantenere quella qualità che avevo conosciuto negli anni precedenti. Per me è stato facile, è una parte di me, non è una che ci credo, è proprio essere così. Grazie per la sua disponibilità. Grazie a te, tanti auguri ragazze, in gamba. Grande impegno della scuola per questa edizione del Mercato della Terra e della Biodiversità di San Giorgio Canavese. Assolutamente sì, abbiamo seguito anche le edizioni degli anni passati, è vero che quest'anno siamo stati tra virgolette un po' più in emergenza perché appunto la scuola primaria ha invaso tutti gli spazi della scuola media e quindi non abbiamo avuto il tempo necessario per approfondire come avremmo voluto, ma comunque l'impegno dei docenti, dei ragazzi anche ad essere qui in entrambe le giornate, anche se giornate diciamo di festa, è stato notevole. Il tema trattato ovviamente è un tema fondamentale non solo per valorizzare i prodotti del nostro territorio, ma anche per valorizzare i prodotti degli altri territori, essendo in questo, come dire, aperti, inclusivi. Devo dire che i ragazzi rispetto alla loro alimentazione quotidiana hanno anche avuto modo di scoprire prodotti di cui non conoscevano assolutamente l'esistenza e quindi di aprirsi un po', perché per noi a volte apertura è pensare ai cibi che sono orientali piuttosto che di altre cucine, senza pensare che nella nostra Italia già esistono delle particolarità e delle peculiarità interessanti. E hanno lavorato anche su quello che è il filo conduttore di quest'anno, autoctona. Certo, assolutamente. Questo è stato anche l'impegno particolare, anche con prodotti realizzati da loro. Hanno lavorato anche sul recupero dei materiali, sul riciclo, sul rispetto dell'ambiente. Diciamo che volendo, la scuola offre la possibilità con l'interdisciplinarietà di sviluppare tutto ciò che è il contesto in cui si vive. Nel passato la scuola ha avuto delle grosse difficoltà e ha viaggiato per un certo periodo, come dire, distante da quella che è la realtà che i ragazzi vivono quotidianamente. Ora si sta cercando di ricongiungere le strade, anche nella secondaria superiore appunto con l'alternanza scuola-lavoro, e anche noi cerchiamo, abbiamo fatto ora queste interviste, di far vivere ai ragazzi ciò che è la quotidianità della loro realtà. Rispetto ai prodotti, anche il sapere il percorso, la filiera di come nasce un prodotto, le attenzioni che ci vogliono, perché quando lo trovi sulla tavola non pensi, anch'io ascoltando queste interviste, non pensi assolutamente a ciò che ci va come attenzione per arrivare ad avere un prodotto di buona qualità. Quindi c'è da sottolineare che il Mercato della Terra e della Biodiversità non è soltanto una fiera, un evento, ma è anche uno strumento didattico. Assolutamente, la fiera è stato uno strumento didattico e un mettere la luce su un modo di vivere che sia appunto più slow, anche come tempi, più attento a quello che è diciamo anche la relazione che hai con il tuo territorio.